Quest'oggi torniamo, nonostante la quarantena, a parlare di lore Pokémon. E parliamo di Galar, una regione alla quale si può rimproverare molto, ma non certo la carenza di un background storico che ne colori gli eventi attuali. Già ve lo anticipo, moltissime cose di cui parlare, alcune di esse verranno accennate, ma non ampliate, anche in questo video. Questo video nasce come una simpatica congettura su IceCube, ma nel mentre che scrivevo il copione mi sono accorto che c'era molto di più, e che le mie conclusioni riguardo al Pokémon Pinguino di 8ª generazione portavano ben altro. Già, perché quest'oggi sviscereremo Galar in un aspetto che è stato molto spesso relegato solo in sottofondo ad altre teorie, e che nonostante ciò merita di essere approfondito proprio perché è posto in relazione con queste ultime. Sto parlando del lato geologico della regione. Com'era Galar nel passato? Come appariva da un punto di vista geografico? Abbiamo degli elementi per tratteggiare con una dose di certezza la storia di questa terra? Se quest'oggi siamo qui, la risposta non può che essere affermativa. Seguitemi allora. Ora, in questo viaggio alla scoperta dell'origine della terra di Galar. Siamo nei primi anni del Novecento. Il geologo e meteorologo Alfred Wegener nota come tanto in Sudafrica quanto in Brasile, negli stessi strati sedimentari, vi siano tracce fossili del megalosauro, dando credito all'ipotesi secondo la quale le due terre di Brasile e di Sudafrica un tempo erano attaccate e che ad un certo punto della loro storia si sono divise per quella che conosciamo ad oggi come deriva dei continenti. Perché vi ho fatto questo incipit così scollegato dal mondo Pokémon? L'ho fatto per farvi capire che se vogliamo parlare della geologia di Galar non possiamo esentarci dall'analizzare le specie che Galar la calpestano. Inoltre, ironicamente, sarà proprio sulla geologia e sulla meteorologia che verterà tutto il discorso di questo video. Fin dalle mie primissime teorie, ben prima che Pokémon Spada e Scudo venissero rilasciati, ho posto l'attenzione su un'area della mappa di Galar che risultava incoerente da un punto di vista meramente territoriale. Mi riferisco e mi riferisco tuttora a quella catena montuosa innevata che pare separare in due parti nettamente distinte la regione di Galar. Da un lato, quello a sud, l'intera regione fino ad Hammerlock, mentre a nord si colloca Galwyk. Sulla linea di quelle che al tempo erano le mie teorizzazioni, che in fin dei conti si sono rivelate grosso modo corrette, avevo ipotizzato che il clima così diverso della zona fosse da attribuirsi al Dynamax e a Rose. In particolare avevo speculato sul fatto che potesse trattarsi di un esperimento di Rose, volto a controllare quel fenomeno climatico legato alle Dynamosse presente già nelle terre selvagge ma in maniera incontrollata. La speculazione in sé non ha avuto alcun riscontro all'interno dei giochi, ma resta un dato di fatto. Quella zona di Galar rimane un mistero, e lo conferma il primo Pokémon che ho intenzione di citare a riguardo, sia IceCube. Secondo il Pokédex, e l'informazione è ripresa anche dal sito ufficiale, questo Pokémon proviene da un luogo freddissimo dal quale è giunto trasportato dalle correnti. Ora, una descrizione così sommaria di questo tipo ci lascia con dei grandi dubbi interpretativi. Intanto non fa riferimento a dove il Pokémon sia giunto. Il Pokédex, cioè, non solo non ci indica il luogo di provenienza di IceCube, ma nemmeno il suo luogo di arrivo. Del resto, IceCube non è presente solamente sul percorso 10, che è all'interno di quell'area geografica che abbiamo posto sotto la lente di ingrandimento, ma si trova anche nelle terre selvagge. E dunque il dubbio su quale sia stato effettivamente il tragitto che IceCube ha compiuto è legittimo. Inoltre, la descrizione di Pokémon Scudo inserisce un altro dettaglio che reputo davvero ambiguo. Di IceCube viene infatti detto che il Pokémon raffredda costantemente la propria testa perché non sopporta il caldo. Ma se il Pokémon attualmente si trova prevalentemente in una zona tanto fredda da consentire la formazione di ghiacciai perenni, perché mai dovrebbe preoccuparsi del caldo? Forse il gioco accenna ad uno spostamento di questo Pokémon dal percorso 10 alle terre selvagge? Quindi parleremo di una sorta di migrazione involontaria all'interno di Galar? Ma da dove, se il percorso 10 non confina con l'oceano? Aspettate un attimo. Oceano? Perché dovremmo parlare di oceano? Perché IceCube non avrebbe potuto spostarsi dal fiume che dal percorso 10 sostanzialmente arriva a Chichester? La direzione della corrente è corretta, il Pokémon avrebbe potuto procedere per quel fiume e giungere per errore nella parte sud di Galar passando per quella che attualmente è Spikeville. Il problema è che se vi ho parlato di oceano c'è un motivo, perché la descrizione del Pokédex inglese di IceCube è molto più chiara. IceCube è giunto dall'oceano. E allora a questo punto il luogo di approdo di IceCube è Galar in senso lato, essendo quest'ultima un'isola. Eppure resta un problema. Ora IceCube viene da una terra fredda oltremare e giunge a Galar. Se fosse giunto in quello che attualmente è il percorso 10 o anche semplicemente a Chichester, perché mai avrebbe dovuto temere il caldo? Le soluzioni sono allora due: o IceCube semplicemente non approda in queste zone e solo successivamente compie un moto migratorio all'interno della regione di Galar, oppure anni or sono sul percorso 10 il clima doveva essere profondamente diverso. Ironicamente, credo che le ipotesi
ipotesi appena fatte siano entrambe vere. Intanto, credo di poter ipotizzare con una discreta dose di certezza la terra da cui Ice Cube proviene. Sappiamo che Galar è un'isola e che Ice Cube proviene da una landa innevata oltremare. A questo punto, penso che, se non sicuro, sia profondamente logico ipotizzare che Ice Cube provenga dalle lande innevate della Corona, le quali sono situate a sud di Galar. Peraltro, se fosse così, si svilupperebbe, a mio avviso, una curiosa coincidenza teorica. Se fosse confermata la nostra teoria precedente, secondo la quale le lande innevate della Corona sarebbero collocate a nord di Sinnoh per via della connessione con i Regi, verrebbero segnalati come originari di una stessa area gli unici due Pokémon pinguino presenti all'interno del mondo Pokémon. E parlo ovviamente di Ice e Piplup con linee evolutive annesse. Sappiamo che Tirtuga è il Pokémon che dà origine di fatto a tutti i Pokémon con carapace della storia, quindi non è assurdo pensare che due Pokémon pinguino si siano evoluti in maniera diversa da un unico antenato precedente, e non risulta impensabile che siano originari bene o male dello stesso luogo. Quindi Ice giunge dalle lande innevate della Corona a Galar, non necessariamente nei pressi del percorso 10. Ipotizziamo a questo punto che Ice una volta giunto nella nuova regione, migri verso terre più fredde e più accoglienti, soffrendo nel tragitto quel caldo tanto citato dal Pokédex. Eppure questo vorrebbe dire ammettere non solo che Ice si sia stanziato dopo la migrazione esclusivamente sul percorso 10, il che sappiamo non essere vero, ma anche che il patimento da parte di questo Pokémon del caldo sia da ricondurre ad un tutto sommato breve viaggio migratorio. La cosa sembrerebbe quantomeno forzata, e allora ecco che è arrivato il momento di intrecciare la storia di Ice con quella dell'altro Pokémon di tipo ghiaccio, curiosamente, ma forse nemmeno troppo, anch'esso esclusivo di Pokémon Spada. Sto parlando, signore e signori, di Darumaka. Secondo il sito ufficiale di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, la sua forma galariana si è sviluppata in seguito a non meglio specificati fenomeni sismici, che hanno mutato il clima originariamente caldo del suo territorio, provocando di fatto un abbassamento delle temperature. E sì, signori, Darumaka è presente, esattamente come Ice solo su Pokémon Spada, nel percorso 10. L'improvvisa variazione meteorologica di questa zona deve aver portato Ice a sopravvivere e a uscire allo scoperto in queste zone, senza dover temere la costante minaccia del sole, riuscendo così a tenersi sempre al fresco. Del resto, questo procedimento è intuibile anche da come Ice si comporta nei pressi del lago Dragofuria, che è di fatto l'altra zona di Galar nella quale il Pokémon appare. Il Pokémon infatti è presente in percentuali maggiori quando la neve è più intensa, simbolo del fatto che più il clima è freddo, più il Pokémon tende a uscire allo scoperto, come se, qualora non ci fosse il clima adatto, Ice non facesse altro che rintanarsi nelle proprie tane. Quindi, arrivati a questo punto, ricapitoliamo un attimo la nostra storia. Ice giunge a Galar dalle terre innevate della Corona, si diffonde per la nuova regione soffrendo però il caldo, e cercando di conseguenza di ripararsi da esso sfruttando le occasionali bufere di neve. Aggiungo che è verosimile a questo punto che Ice in molte zone di Galar si sia di fatto estinto proprio in mancanza di queste ultime. Ad un certo punto però, nella regione di Galar accade qualcosa. In un'epoca remota, dei fenomeni tellurici portano al cambiamento climatico di un'intera parte della regione, rendendola molto più fredda e dunque molto più ospitale per la circolazione del Pokémon, portando per giunta anche alla creazione di una forma Galar di Darumaka. E all'interno di questo marasma potremmo metterci anche la forma galariana di Mr. Mime, anche se di fatto non abbiamo elementi per associare questa sua forma al mutamento climatico. Potrebbe tranquillamente essersi generata per mille altri motivi. Perfetto, detto tutto questo, ora le domande sono però due. Cosa vi era prima dei fenomeni tellurici, tra quella che attualmente è Emmerlock e quella che attualmente è Galwick, e cosa quelle scosse sismiche le abbia scaturite? Ironia della sorte, la risposta potrebbe celarsi in altri due Pokémon con i quali Ice e Darumaka intrattengono profondi rapporti, perché sono, nei fatti, le loro controparti su Pokémon Scudo. Parlo di Stonejourner e, per quanto riguarda Darumaka, di Corsola. Ora, Stonejourner si trova al posto di Ice in Pokémon Scudo, e dunque si trova sul percorso 10. Il Pokémon, nei fatti, deve avere un'origine antichissima. Posto che il Pokémon sia contemporaneo alla civiltà che a Tarfield ne ricalca le forme nei megaliti, non abbiamo una data precisa all'interno della quale collocare questa civiltà, ma sicuramente è preesistente alla notte oscura di 3000 anni fa. Come abbiamo infatti già dimostrato in un altro videoteoria, la città che attualmente ricopre di fatto il percorso 8 risale proprio al periodo nel quale Eternatus, per la prima volta testimoniata, mise a soqquadro la regione di Galar. E credo sia innegabile che la civiltà di 3000 anni fa sia più avanzata di quella dei megaliti a Tarfield. Sicuramente dunque Stonejourner è un Pokémon la cui diffusione si deve collocare a ben prima di 3000 anni fa. Ciò è importante perché è proprio Stonejourner, nelle sue descrizioni
trascrizioni del Pokédex, a dirci che cosa vi fosse sul percorso 10 prima dei fenomeni sismici. Trascorre le giornate immobile nelle praterie osservando il passaggio del sole. Grandi praterie? Il percorso 10 è tutto fuorché una grande prateria e del sole non ve n'è nemmeno l'ombra. E la relazione di Stonejourner con Tarfield non significa che il Pokémon sia originario di questo luogo. Anzi, è proprio il Pokédex a suggerirci che gli Stonejourner una volta all'anno si radunino nei pressi di un luogo, evidentemente Tarfield, visto i megaliti che li riproducono, per assumere la forma sferica tipica di Stonehenge. A Tarfield Stonejourner non si trova e la sua terra di origine deve essere il percorso 10. Ma allo stesso tempo, lo stesso percorso 10 deve essere mutato considerevolmente se un tempo era una prateria. Da una grande prateria a una catena montuosa. Un'opera che solo dei fenomeni sismici potevano provocare. Ed ecco a voi spiegato il motivo di quella che è una presenza anomala sul territorio di Galar, una catena montuosa innevata. Si è trattato di terremoti. Già. Ma causati da cosa? È l'ultima domanda e stiamo per chiudere il cerchio. Sto per associarvi ad una data i fenomeni sismici che in tempi remoti causarono lo stravolgimento delle terre di Galar. Dunque facciamo il punto di questa nuova situazione. In tempi antichi dei fenomeni tellurici modificano sensibilmente la morfologia di Galar. Di questa situazione giova Aishq, che riesce a trovare un ambiente più conforme alle sue caratteristiche, mentre si deve adattare Darumaka, spegnendo quella che è la sua fiamma interiore e sviluppando una forma regionale. La presenza in questi luoghi di Stonejourner, che si dice essere presente in grandi praterie, ci conferma che A. un tempo quel luogo era effettivamente una prateria prima dei fenomeni sismici e B. che l'evento è databile a più di 3000 anni fa, periodo nel quale la civiltà di Tarfield testimonia l'esistenza di Stonejourner e soprattutto data oltre la quale la memoria storica dei galariani inizia a scemare. Del resto, se questi fenomeni tellurici fossero capitati meno di 3000 anni fa, qualcuno se ne ricorderebbe. Ora, di quel periodo precedente alla prima vera notte oscura abbiamo un'unica data certa: l'impatto del meteorite che portò con sé Eternatus circa 20.000 anni fa. Prima vi ho citato Cursola, un Pokémon che fa coppia con Darumaka, allo stesso modo in cui Aishq fa coppia con Stonejourner, e la cui forma regionale si deve, guarda caso, all'impatto di una meteora. Meteora che noi sappiamo essere, secondo le nostre teorie, la forma materiale dell'energia Dynamax spiovuta da Eternamax e che deve aver avuto un impatto sul territorio. Un'energia che si insinua nelle viscere di Galar, che crea tane di Pokémon giganti. Davvero è così improbabile credere che un evento del genere non abbia portato a dei fenomeni sismici? E attenzione, non cito il percorso 10 apposta. Quello della zona al centro-nord di Galar è forse il cambiamento più lampante. Ma di Cursola viene detto che si trova su quelli che un tempo erano fondali marini e a Galar è catturabile nelle terre selvagge. È lo stesso discorso che mesi fa feci su Drippy in un video dedicato, un video nel quale parlai di ipotetici fenomeni sismici che avrebbero potuto portare il Pokémon un tempo abitante dei mari sulla terraferma. Oggi, forse, quei fenomeni sismici hanno una causa. Ed è una causa che al solito getta la propria ombra inquietante sulle cose. Già, le cose. Perché in fin dei conti, ironicamente, quella causa potrebbe essere l'eterna causa del tutto. L'eterna causa anche dell'archè, anche del principio. Bene ragazzi, io spero che questo viaggio nelle viscere antiche di Galar vi sia piaciuto. Se così, invito ovviamente a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sull'attività al di fuori del canale e in particolare su Twitch per contenuti esclusivi. Per il resto vi invito anche a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed e noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video.